Il microfono, consigliere Menando, grazie. Cercherò di aspettare 5 minuti, così non facciamo differenze di nessun tipo. Per il consigliere Pinton, giusto? Mi scusi se non ricordo bene il nome. Meglio di no, non vorrei che mi trovassi il bidone fuori. Essendo un buon commerciale, sarà un servizio di qualità particolare il suo. No, a parte le battute, mi scusi. Invece, c'è una modalità anche per poter ridurre i costi dei servizi. Da qualche parte si fa anche. Facciamo un bel ecocentro, aperto 24 ore al giorno, non facciamo nessun servizio di raccolta. Il cittadino parte da casa e se lo porta. Questa è una delle modalità con costo praticamente pari a zero, se non con un costo che è quello determinato allo smaltimento del secondo riciclato, come dicevo prima. Quindi sono modalità e sono tipologie di servizio, che è quello che cercavo prima in qualche modo di evidenziare. La funzione di quello che sarà il bacino è proprio quello di determinare qual è il servizio che, connaturato con le caratteristiche del territorio, le specificità e le richieste, può avere una sua funzione di partecipazione popolare a fronte di una riduzione del costo del servizio. È un po' lo stesso concetto della raccolta differenziata. La raccolta differenziata ci permette, come ho evidenziato prima, poi verificati i numeri, perché torniamo sempre sul tema, io dico una cosa, spero che poi ci sia possibilità a parte vostra di andarla a verificare. La raccolta differenziata permette di contenere i costi. Qual è il costo di servizio della raccolta? È la gente che va a raccogliere i rifiuti, i mezzi che corrono. Se io lo evito e si fa carico di questo tipo di iniziativa il cittadino, è chiaramente un costo che non c'è. E lì abbattiamo drasticamente il costo, però è una scelta di impianto completamente diverso, non è da precludere a priori, perché quando è partita nel 92-94 la raccolta differenziata, ci sono state campagne popolari contro questo tipo di introduzione, perché era così bello avere i cassonetti buttati tutto dentro. Beh, basta andare a qualche chilometro di qua, la città di Padova, in alcuni quartieri ancora la fa, ma c'è una logica diversa, perché hanno l'impianto e butti tutto dentro, anzi più butti dentro e più soldi fanno. Noi invece facciamo una logica diversa, meno buttiamo dentro, più soldi risparmiamo, perché è nelle connotazioni del nostro territorio. Perciò su questo qui, consigliere, io credo che sia un dibattito da aprirsi in questa fase in particolare, ma non solo a livello di comune di Mestrino, che come dicevo fra poco sarà in qualche modo espropriato di una titolarità rispetto alla scelta, ma in un confronto serio, e qui mi sta bene che ci sia il pubblico e il privato, perché anche l'innovazione, io difendo l'azienda come chiunque difende la propria azienda o la propria struttura, però so che se sei stimolato perché qualcuno ti corre dietro e sai che rischi di perdere il posto di lavoro, muovi un po' più veloce le gambe, perché non è che Etra sia un'eccellenza, è una buona azienda ma c'ha grandissimi margini di miglioramento, e nel confronto con altre realtà ci sta questo team per poterlo fare. Però dico, questo è il momento perché le proposte di tipo diverso in una pianificazione che prevede un nuovo sistema possono essere trovate, facendo una valutazione di costi e benefici. Perfetto, ti tolgo questo servizio, ti chiedo una disponibilità, però ti abbatto di un certo livello il costo della tariffa. Oggi lavoriamo esclusivamente su questo tipo, a meno che non decidiamo di fare anche per Etra nel nostro territorio un bel incenerito, ma non sono quello che andrà a proporlo, che così allora possiamo tornare anche indietro di 50 anni, un salto culturale indietro, torniamo alla preistoria, togliamo via tutta la raccolta differenziata, tanto prendiamo una serie di bidoni stradali, buttiamo tutto dentro, buttiamo dentro il forno e siamo a posto. Non credo però ci sarebbe, soprattutto da parte vostra, questo tipo di volontà di tornare indietro, però bisogna trovare dei percorsi per andare avanti, quindi è il momento del confronto. Io mi rivolgo a voi non come uomo del sindaco, perché sennò sarei uomo di 73 sindaci, ma come dicevo prima, perché ci credo, come presidente di un'azienda pubblica, quindi che ha grande interesse che i propri cittadini la sostengano, per dirvi benissimo, troviamo una modalità assieme, perché poi non potete pensare ci siano i professori o la sintesi di turno che viene a determinare per il nostro territorio quali sono le opportunità migliori, prima ci sia la gente che ci lavora, che ci mette le mani. Quindi lo faccio, l'ho detto da altre parti, un tavolo di confronto va bene, serve, ma soprattutto deve partire dalla conoscenza profonda del sistema, perché purtroppo, lo dico in senso latino, l'ignoranza crea anche dei pregiudizi, ma l'ignoranza si supera trovando anche la possibilità di andare a verificare il sistema. Quando io invito, a partire dagli amministratori comunali ma anche i cittadini, a visitare i nostri impianti, è proprio per capire qual è la complessità del sistema, perché uno dice è un rifiuto, lo carico sul camionetto, lo butto dentro una busa e siamo a posto. E no signori, è molto più complesso. Allora uno può capire anche se quel sistema oggi è funzionale
per il ragguaglio col costo che ha, ah, quelle sono le nostre esigenze. Ma incominciamo a discuterne, perché tanto da qui un anno le scelte verranno fatte, e ripeto, non le farete solo voi, le faranno tutti quanti i 73 comuni compresi su questo. Per quello che diceva il consigliere in tema di costi di Arcoa Petrarca o altre cose, e Molvene, Pianezza e Maso in particolare, bene, loro sono andati a gara con un prezzo di 71 euro circa. Su quel 71 euro confrontiamolo con il vostro costo di 82-83, perché 71 euro era non IVATO, quindi partiamo dalla base omogenea. Non c'era il servizio di fatturazione, che c'è un costo, per quanto qualche euro verrà a costarlo. Non c'è il costo di smaltimento dei rifiuti, che nel vostro è compreso, che pesa per qualche decina di euro ad abitante. Io non vi do adesso il dato preciso, perché poi è relativo anche alla percentuale di raccolta differenziata, quindi si tema un po' complesso sulle questioni. Ma la comparazione non c'è oggi fra Mestrino, anzi, se dovessi dirla, ma questa prendetela come la mia ennesima proclamazione di fede, 82-83 contro 71, con l'esclusione di tutti i servizi che voi avete, ci rimettono i cittadini di Maso Molvene e Pianezze. Però questo qui dato, eventualmente, ma proprio perché voglio cominciare a dare dati precisi, se permette il Presidente, farò avere al Sindaco e al Consiglio un dato di confronto a parità di servizio, quindi puliamo di tutto quello che non c'entra niente, e ci fosse anche un'unica voce di confronto, vi dico qual è il prezzo di Etre e qual è il prezzo di quel comune lì, in modo tale che almeno abbiamo incominciamo a ragionare su dati omogenei, perché se continuiamo a parlare di pere, di pomi e di banane, abbiamo solo confusione. Io non voglio essere un buon imbonitore, anche se la ringrazio e la considero un complimento, come mi ha detto prima, ma vorrei avere la possibilità e la forza di poter dire che quando parlo, magari dicendo bene anche le cose, c'è dietro la verità, che io credo di avervi detto questa sera, però oggi, ripeto, non ho la certezza per poterle dire, consigliere, nel momento in cui andrà a votare, voti a favore perché vi ho detto la verità. Quindi il dubbio è legittimo, io spero che fra qualche anno ci sarà qualcun altro al posto mio che venga a dire questo è il dato intangibile e non si discute, andrebbe bene tutti quanti, però purtroppo non è così semplice in Italia. Scusate ancora per la lungaggine del mio intervento.